Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Una sacca con animali domestici morti, fra cui un cane, abbandonata sulla via De Gasperi, è stata ritrovata dagli agenti della Polizia Ambientale su segnalazione di un cittadino. Le analisi dell'ASL hanno purtroppo accertato maltrattamenti e sevizie sulle bestie. I dati recuperati da un microchip e le immagini registrate dalle telecamere di zona serviranno agli agenti per risalire ai responsabili dell'orribile gesto. In via Augusto Righi ad Agnano, la Polizia Ambientale ha scoperto un cantiere navale completamente abusivo, con rifiuti destinati allo sversamento, tra cui notevole quantità di amianto. Sequestrata la struttura, gli agenti hanno denunciato il titolare. Controlli quotidiani ai quartieri spagnoli, soprattutto in quelle strade in cui nei mesi scorsi si sono registrati ripetuti abbandoni di rifiuti in strada. Pattugliate via del Formale, Vico Tre Regine a Toledo, salita Pontecorvo, via Concezione a Monte Calvario. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.